La prima volta che sono entrato a casa sua, questa casa così piena di luce, questo attico all'ultimo piano, è lui che ti apre la porta, ma apre la porta a un amico, e ti invita subito a non dargli del lei e ti mette subito a tuo agio. Ti fa così ancora amare di più il suo lavoro, la sua opera. Io temo ogni volta l'incontro con l'autore. Gli autori mi deludono sempre. E invece Cicci Tomasa l'ha amplificato quell'amore che io avevo nei suoi confronti. Da un punto di vista stilistico, mi riferisco ai suoi scritti in italiano, è incisivo, privo di fronzoli, feroce, duro, immediato, sincero. Dal punto di vista umano, è un uomo che ti dice non piegare la schiena, non inchinarti, manda avanti ciò che tu ritieni debba essere mandato avanti, anche se ti farai molti nemici, anche se non verrai compreso, anche se non verrai ascoltato. Perché Cicci Tomasala era come le grandi persone, capace di visioni che al momento magari non erano non solo comprese, ma anche fortemente osteggiate. Se devo essere onesto, da un punto di vista stilistico, io credo che molti di noi gli debbano. Io gli devo molto. Da un punto di vista invece dell'insegnamento così umano, io non so quanti veramente l'abbiano recepito e quanti possano mettersi la medaglia e dire: ecco, io ho rotto le scatole come le ha rotte Cicci Tomasa.